Ciao a tutti amici di Every Eye, qui è il vostro Felice sulla nostra rubrica Happy Gamer. Vi chiedo scusa subito dal principio se non vedete il mio spazio dedicato alla webcam come al solito, ma questo gioco, ovvero Lost Saga, mi ha creato non pochi problemi per la registrazione. Il programma che utilizzavo solitamente per riprendere gioco e webcam non rilevava questo gioco come una finestra registrabile, ho provato in tutti i modi e quindi sto utilizzando un altro programma che purtroppo non mi permette di acquisire la webcam. Ma almeno riuscirò a farvi vedere questo gioco. Ma tornando a monte, oggi siamo qui su Lost Saga. È un MMO Brawl, quindi un gioco online con delle sfide picchiaduro beat'em up, appunto, all'interno di arene, quindi competitivo fra giocatori. E ho già provicchiato un po' questo gioco che, vi annuncio subito, non mi piace per nulla, come mio gusto soggettivo, però magari insieme riusciamo a trovare un senso a questo gioco. Quindi, cos'altro dire? Già dalle prime fasi il gioco ci ha buttato in una specie di tutorial fatto a quest, che appunto ci insegna anche un po' a capire come funziona, diciamo, il meccanismo. Abbiamo un tutorial anche in questo momento, una quest, che ci dice di assumere un fantestellare andando nel negozio. Praticamente in queste arene saremo chiamati a utilizzare dei personaggi, ecco, che potremo utilizzare appunto per combattere, ma a quanto pare c'è possibile anche ingaggiare delle sorta di aiutanti che appunto ci offriranno dei bonus particolari. Ad esempio questo fantestellare, quindi andiamo su eroe. Fantestellare, ci sono eroi acquistabili per essere utilizzati da noi. Allora, dov'è? Fantestellare. Qua ci sembra che ci segni questo, eccolo qua, fantestellare. Possiamo acquistarlo, vedete, per un determinato tot di ore con i peso, che sono la valuta del gioco. Facciamo 2 ore giusto per provare. Ok, portare un eroe in battaglia senza allenamento può dare risultati scadenti. Per migliorarti, finire l'allenamento base. Va bene, non ci interessa. Ogni eroe ha le sue abilità. Ok, ovviamente, eccetera eccetera. Sono cose che intuibili. Ok, ecco, qua posso mostrarvi un attimo le meccaniche di gioco, ecco, come si... Ah, questo vedete è il nostro eroe, questa è una sorta di allenamento. Lì sembra esserci il nostro fantestellare sotto forma di nemico. E il gioco è altamente compatibile con l'utilizzo di un gamepad, come sto facendo io adesso. Con una levetta sto muovendo il nostro, diciamo, cavaliere, ecco. Con il tasto A utilizzo una parata, vedete, quindi abbiamo movimento, parata. Poi con X abbiamo un normalissimo salto, che non può essere almeno con questo personaggio utilizzato in maniera doppia. E con B finalmente, vedete, abbiamo i fendenti. Può essere anche caricato, vedete, per questo attacco qui, diciamo, ad affondo. Se no abbiamo i classici colpi, ecco, in combo. Poi per il resto abbiamo delle, diciamo, abilità particolari, che vedete sono riportate anche in basso, vedete qua. Abbiamo ad esempio con la combinazione di tasti A, S, D corrisponderebbero a X, A e B, in questo ordine, A, S, D, X, A e B. Quindi ad esempio premendo A, S attiviamo l'abilità destrezza che ci dà un buff, utilizzando A e D questa testata, eccetera eccetera. Insomma, ok, ora che vi ho mostrato, diciamo, i comandi, andiamo a buttarci in una partita, ecco, quindi torniamo nella lobby, lasciamo l'addestramento a cose, diciamo, superflue, dato che comunque registrando con un altro programma non potrò registrare i soliti 25-30 minuti, faremo una cosa più breve, quindi facciamo partita rapida e ci ha inserito in una partita a squadre. Nella modalità ovviamente partita a squadre, ce ne saranno anche poi altre che ovviamente vi mostrerò magari in altri video se ne avremo l'occasione. Ok, questa mappa non la conosco, vedete, fatta tutta stile Tetris. Sfida mortale a squadre. Quindi praticamente, diciamo, è un deathmatch a squadre. Chi prenderà più punti, diciamo, con l'uccisione degli avversari...
otterrà la vittoria. Sto cercando di capire se ci sono degli avversari qua da qualche parte, perché non... Ah, eccoli qua. C'era la festa da un'altra parte. Comunque, boh, cioè, mi sembra abbastanza confusionaria l'azione di questo gioco. Non la trovo stimolante, io almeno personalmente. Poi, insomma, mi direte voi se questo gioco vi piace, vi sembra comunque meritevole, o... non so. Potrei anche essere io che non sono bravo a giocarci, ma... sinceramente non sto facendo nulla in questo momento se non essere colpito da altri e saltellare in giro, così vedete, non... Insomma, ecco, non incontra molti miei gusti questo gioco, però, per carità, insomma, se a voi piace qualche video lo facciamo, per carità. Cioè, non capisco dove possa stare la skill, ecco, in un gioco di questo tipo, però. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io sono già quasi morto. Continuo a essere knoccato da colpi a caso. Stiamo, credo, vincendo. Se non ora che moriremo. Esatto. Come vedete anche i nemici uccisi lasciano dell'equipaggiamento che può essere preso. Siamo rimasti in mutande, vedete. E ora siamo definitivamente morti. Dopo un piccolo periodo di respawn... proviamo il nostro fante qua, combattente, stellare, della morte certa qui. Wow, proprio facile da prendere. Insomma ragazzi, che dire, scusate se non mi diverto particolarmente, ma... Boh, cioè insomma, non... Beh, sono stati buttati giù così a random. Torniamo in battaglia. Abbiamo anche un dash disponibile premendo due volte la direzione in cui vogliamo muoverci. No, boh, a me più che altro sembra un po' una cosa no sense dove si limita a provare a spammare sempre le stesse due mosse cercando di colpire qualcosa qual è la mischia. Cioè, non... cioè che senso ha? Boh. Cosa sto facendo? Oddio. Ma è un'abilità utile. Boh, continuiamo a venire colpiti e bloccati senza poter far nulla, esattamente. Non so se qualcuno di voi ha già provato questo gioco. È in beta... È in open beta dal 24 aprile. Quindi chiunque volesse, tra virgolette, provarlo può... buttati in aria. Può, diciamo, provarlo gratuitamente andando sul sito web. Mi raccomando, ecco, a scaricare la versione europea e non quella UK, UK e americana, perché il gioco non vi parte. Lo stile di per sé, diciamo, grafico dei personaggi non mi dispiace. Comunque vedete, uno stile molto, molto colorato, molto anime. Questi anche personaggi abbastanza presi anche da ambiti artistici interessanti, comunque. Però il gioco non mi dice assolutamente nulla. Lo trovo di una noia e di una frustrazione letale. Lo sto spammando spadate a caso sulla gente. Guardate, cioè, boh. Ho dato una testata e non so cosa... Ho ucciso qualcuno, forse, non lo so, ma non me ne sento per nulla gratificato da ciò. Sono in una bolla di non so cosa. Wow. Abbiamo vinto. Hai vinto senza versare sudore. Davvero? No, abbiamo perso. Cosa sta dicendo? L'abbiamo perso, non abbiamo vinto per nulla. Va bene. Questa era la modalità, diciamo, di scontro a squadre. Quindi un classico deathmatch. Che ho provato anche solo questa. Ora proviamo magari un'altra modalità, se la mia pazienza resiste. Ok.
non mi interessa, fammi tornare alla stanza di attesa. Ok, quindi proviamo adesso a cercare, vediamo cosa c'è. Foresta profonda. In una foresta profonda la driade proprietaria, dopo lasciare dormire la sua ira, bella la traduzione, si è trasformato in un mostro, acchiappa i mostri nella foresta. Sì. Poi lavora con i compagni per tenere gli avversari in ostaggio e impedirne il rientro nel gioco. Lavora con i compagni, proteggi la pietra della potenza della squadra e distrugge gli avversari per vincere. Lavora per prendere la corona prima delle squadre avversaria. Sono tutti contro tutti. Raid boss. Questa modalità, un giocatore casuale diventa un potente boss e combatte 15 giocatori. Ecco, proviamo questa modalità, sembra carina. Ok. Sperando magari di non finire proprio noi il boss attaccato da tutti, ecco. Dai, partita rapida. Qualcosa ci sarà. Musichetta di sottofondo, molto, molto The Simsiana, no? Cioè, non vi ricordo, un po' The Sims. Bajula! Hala hamalai fascia bajula! Avala! Parlano gli Sims. Così difficile trovare un qualcosa in questa modalità? Wow. Forza, forza, forza. Sono un po' raffreddato oggi. Direte, dov'è la novità? Però è un paio di giorni che stavo bene. Nessuna partita, va bene, ok, ho capito. Non vuoi che gioco questa modalità. Ah, questa modalità crociata magari con... Non me la fa. Ah, così. Vediamo se troviamo qualcosa, o meglio qualcuno. Posso capire che non ci sia tanta gente che gioca questo gioco, date le caratteristiche. Non mi stupirei, però. No, teniamo il tizio qua per piacere. Non ho idea di cosa vado a fare qua. Oh, uno contro uno, cos'è sta cosa? Cosa devo fare? Torre scheletrica, primo piano. Ok. Ciao. Dobbiamo resistere ai mostri, va bene. Ecco, questa potrebbe essere una cosa interessante, almeno una modalità, diciamo, cooperativa, PvE. Ok. Questa già mi piace di più. Ah, ok, dobbiamo entrare qua. Per saliamo di piano. Ok, questa modalità già può avere un senso. Può avere un senso. Cioè, la apprezzo molto di più, anche se è ovvio che lo scopo di questo gioco è il PvP comunque. Dai, dai, dagli mazzate. Ok. Terzo piano. Oh, non impazzire qua. Ok. Andiamo. Tornano coloro che impatriarono. Vabbè. Diventato un tigrotto il nostro compagno. Ok. Andiamo. Quinto piano. Una variazione di mostri. Ok. Mini boss. Tao non morto. Ok, a noi due.
Oddio. Cioè, abbiamo preso un jetpack, che era la nostra altra abilità. Ma non mi sembra molto, molto problematico questo boss, eh. Piano 6. Sesto piano. Coloro che morirono da ridere stanno... Da ridere! Noi morire da ridere! Voi morire anche ridere? Tutti ridere! La traduzione di sto gioco, non so, l'hanno fatta... Non lo so. Sotto le trincee, non so. Nell'Afghanistan, non si sa. Boh. Diciamo che magari giocata con un amico... Questa modalità potrebbe anche essere interessante, ecco. Almeno non c'è proprio tutta la mischia. Questo cambia personaggio ogni... Figo sto qua. Ok. Sì, forse posso cambiare i personaggi anche mentre gioco, se non sbaglio. Però vabbè, anche l'altro non è... vedete, insomma. Beh, usiamo un po' questo. Solo scudo inglese c'ha questo. Ok. Nono piano. Artigliere scheletro. Testata andata totalmente a vuoto. Certo che se la difficoltà resta questa, andiamo avanti fino a domani, ragazzi. Mini boss, cavaliere non morto. Ok. Certo, proprio di lì. Quel combat system è davvero la cosa più... inutile che abbia mai visto, credo. Beh, che è un gioco gratis, va bene tutto quello che volete, per carità. Cioè, lungi da me giudicare quello, però boh, a me non piace proprio, cioè. Cioè, lo trovo un gioco da smartphone, sta cosa, da tablet neanche. Torre scheletrica, undicesimo piano. Fa attenzione, presto apparirà una tormenta da incubo. Se è una tormenta da incubo, dobbiamo stare attenti. Wow. Mi sto divertendo. Dodicesimo piano. Ragazzi, io arrivo fino al quindicesimo. Se non cambia niente, poi insomma stoppo, perché sennò questo video non finirà mai più. È davvero una cosa infinita. Se il livello di difficoltà resta questo, guardate, cioè. Sto fermo e sto premendo solo B, basta. Una skill. 13. Una siringa in mano. Medico scheletro, infatti. Mi piace che stanno a terra noccati un'ora, anziché rialzarsi subito. Ok, quattordicesimo. Gli ho detto, ragazzi, arrivo fino al 15, che se no mi... Non ce la facciamo più, eh. Eccoci qua, Monaco questo.
proprio. O se c'è per caso un boss qua al quindicesimo. Robin non morto. Beh, se non altro la fantasia. Non chiamarlo arciere non morto, ma almeno Robin, un po' simpaticamente. Adesso è un pelino più resistente, ma non fa nessun danno. Ho stordito a testate, ma... Continuo a non trovare il senso di tutto ciò. Ok, dai che è quasi morto. Morto! Ok. Bene ragazzi, questo era... la bellezza di Lost Saga. La modalità squadre non mi piace per niente. Questa qui in torre, diciamo, magari se giocata con 3-4 amici potrebbe essere anche abbastanza divertente. Ci proverò poi, diciamo, in privato. E ripeto, scusate ancora per i disguidi relativi a questo video. Purtroppo la bellezza di questo gioco si è vista anche negli impedimenti a registrare, ma... in qualche modo ci siamo visti, insomma. C'è gente qua che scrive pay to win, questo non lo so ancora, dovrò testare altri aspetti del gioco. E comunque, ecco, spero che il video in qualche modo vi sia piaciuto, continuate a seguire il nostro canale, iscrivetevi e seguite ovviamente la rubrica Happy Gamer. Ci vediamo alla prossima puntata di... spero non questo gioco, ma vedremo, insomma, a seconda se vi piace o non vi piace, cosa dicono dai piani alti, vedremo. Quindi per ora è un bye bye!